Devo andare avanti? Finché che non sa. Abbiamo preso da mangiare prima di andare al lago. Ora vi spiego che video stiamo facendo. Questo video è un video un po' a caso, perché è un po' come stiamo facendo e vivendo le nostre giornate in questi giorni. A caso, perché non abbiamo prenotato le vacanze, non siamo partiti, però ogni giorno usciamo di casa e diciamo dove andiamo, destra o sinistra. E così abbiamo fatto ieri e stiamo per fare anche oggi. Ora ci siamo fermati a mangiare perché è già mezzogiorno. Però oggi ho messo il costume, quindi l'idea è quella di trovare un posto dove farci un bagno perché fa un caldo atroce. Ieri ad esempio eravamo in mezzo alla strada verso Lecco, Como, e ad una certa gli faccio a Marta destra o sinistra e lei mi fa destra. E così siamo saliti su per dei tornanti fino ad arrivare ad una funivia, ci fermiamo e facciamo ma prendiamola. Grazie mille, ciao, buon lavoro. Ciao raga. Faceva troppo caldo a Milano e quindi abbiamo deciso di prendere una funicolare e salirla in alto. Andiamo. Per prendere un po' di fresco, insomma. Con noi ovviamente ci sono i cagnolini. Ah sì, che sono qua dietro. Patatini, amici. Non sappiamo neanche dove stiamo. No, perché noi siamo venuti qua proprio a caso. Abbiamo seguito delle strade a caso. A Marta gli ho detto, destra o sinistra? Madre. Oddio, oddio. Oh, Madonna Santissima. Ti metto un fallo amore. È arrivato il momento di tirare fuori i cavalli, i cani. I cavalli. Perché? Perché Amelie si comporta da cavallo. Ferma. Sono talmente piccole che ci stavano entrambe comode dentro allo zaino. I cavalli. I cavalli. Vai. Ah, là ho visto acqua potabile, ma la nostra ciotola mi sa che è rimasta in macchina, vero? Sì. E come possiamo fare? Adesso vediamo. Dalla mano li facciamo bere. Sì. Che lo spaventi. Basta. Per il cavallo. Siamo venuti a Piani di Altavaggio, abbiamo preso la funicolare, ci è costata 13 euro a testa, andata e ritorno. Buono, non è caro. No, non me. È caro. Comunque, il posto è bellissimo. Cioè, guardate raga dove siamo. Stiamo andando a vedere quella chiesetta lì, che è aperta. Amelie, le mucche, hai visto? E l'hai incazzata? Hai sentito che casino che ha fatto? Sì. C'è Amelie tutta presa bene perché ci sono le mucche. Eccoci qua. Una è scesa, hai visto? Guarda là. Andiamo a vedere. Queen, quella sei tu. Guardate che bello il nuovo trasportino di Queen, perché sapete che a lei non gli piace tanto camminare, si può sdraiare. L'ultima! Oh no, è rimasta indietro! E nella strada del rientro, praticamente Marta da lontano vede... Ho visto un dondolo! Un dondolo! Rosa, raga! Andiamo rosa a vederlo, cioè c'è un dondolo! È rosa, è bellissimo! Non lo so, a me quello non mi convince, però ce n'erano altri. Adesso li andiamo a provare. Qua ci sono i cagnolini, ciao Amelie, ciao Queen, come state? Tutto bene? Non li metto nella borsa, li metto no? Nel bersaglio. Ok, va bene. Luca, guarda. Ok, stiamo entrando. Bello questo. Costa 199 euro. Oh, Amelie, ma che cavolo. Ed eccoci qua. Eccoci.
Eccoci raga. Siamo sotto il sole cocente. Sì, abbiamo visto dei cartelli in giro per la strada con scritto spiaggia, spiaggia, allora ci siamo fermati. Vero? Perché vogliamo farci un bagno al lago, nel lago di Como, che è freddissima l'acqua, si spera almeno. E poi vedremo che fare. E l'altra è là perché non ci vuole stare. Non mi ricordo se ho chiuso la macchina, cavolo. Sì, l'hai chiuso, l'hai guardata lì. 100%? Sì. Vado a controllare. Madonna, come bisogna fare con questo? Questa è una storia che si ripete. Vabbè, meglio dare un occhio in più che rimanere col dubbio tutto il tempo. Quanta sete. Avevano un po' di sete, mi sa. Sì. Siamo arrivati comunque. Guardate qui che carino. A Luca non gli piace. No, a me non piace. Cosa vuoi c'è? Prendere il sole? Che cosa c'è? Fa caldo, eh? Mo le vado a bagnare, Lu. Ci siamo spostati dalla spiaggia. Faceva troppo caldo. E quindi ora prendiamo qualcosa da bere e mangiare. Niente, ci siamo rialzati, non abbiamo preso niente. No, vabbè, però sembriamo pazzi così perché noi vogliamo una granita, raga. Ma Queen c'è dentro? Sì, la vuoi che te la riprendo? No, va bene così. Va benissimo. È quella che sta meglio di tutti perché se tu pensi lei viene trasportata. Sì, quello che fa fatica sono io, raga. Mamma mia, pure io che ti piace che comunque sia leggero. Fa caldissimo. L'abbiamo trovata con lo sciroppo, ma l'abbiamo trovata, non è la granita vera. All'anguria l'abbiamo presa. Buonissima. Arrivati al mostro. Guarda, lascia perdere, va. Che cosa? Ho anche litigato con uno. È vero, Marta ha discusso con uno. Non ho parole. Mi ero fatto una promessa io. Non uscire mai più di domenica. Siamo fermi nel traffico. Te l'avevo detto io, eh. Che cosa? Che avremmo trovato traffico. Ma tantissimo, io la odio la domenica. Insomma. Facciamo tutte le stesse cose, raga. Quindi, da oggi in poi, voi la domenica state a casa e io e Marta usciamo. No, mettiamo le cose in chiaro fin da subito, mi sembra logico, no? Ma poverini, perché devono stare a casa? Scusa. Io devo stare a casa. Cioè io. Ma perché parli così? Stanno loro. Tutti voi. Ragazzi, guardate. Tutto traffico. Ma siamo già fermi nel traffico da almeno un'ora. Dai, mo stai camminando un po', vedi, ti porterà siamo bene loro. Siamo sulla macchina. Stai sbadigliando. Siamo sulla macchina, come facciamo a camminare? Ci sono le ruote. Ah, vedi, sta andando. Camminando è inteso come camminare, che ti stai muovendo, capito? Ci stiamo muovendo. Ma sì, un po' ti muovi, cammina. Vedi, guarda. Guarda loro come stanno belle tranquille qua dietro. Stanno dormendo? No, stanno tranquille. Io voglio andare là dietro a dormire ora con loro. Va bene. E tu guidi. Ok. Siamo appena arrivati a casa. Che caldo, raga. Allora andiamo a casa, ci facciamo una doccia, ci rilassiamo un attimo, poi vedremo che fare.